Cavalieri, sacerdotesse, bentornati, bentrovati. Siamo di nuovo con i nostri video commenti rapidi agli episodi della serie classica. Salutiamo al volo la nostra Aeris. Ciao, Ciao a alza la tutti, testa, Aeris. sono qua, ciao a Brava Aeris. tutti. Salutiamo il nostro scorpione. Ciao. Buonasera a tutti, buonasera Sirio. Quindi, Vai, secondo scorpione. episodio dal titolo Il torneo inizia. Bravissimi. Ora, Eris, quindi, visto che l'altra volta sembra che hai iniziato te, quindi rinizia te, vai. Ci eri piaciuta. Io? Ah, ok. Dice, no, prima di iniziare uscire. Avevo iniziato, esatto, sì, mi pare di sì. Allora, mi piace molto. È un episodio che mi piace davvero tanto. Come avevo detto nel primo video del canale, è stato il mio primo episodio dei Cavalieri. Io ho iniziato da questo, forse risente un po' di questa cosa qui, del primo episodio che ho visto. Però no, in generale mi piace molto. Mi piace sicuramente di più del primo, anche perché comunque anche questo, tolto il fatto che, vabbè, le armature erano state presentate nell'episodio precedente, però è un episodio abbastanza introduttivo anche questo. Vedi per la prima volta bene come funziona il torneo, hai la motivazione di Seiya a partecipare al torneo, quindi viene sdoganata tutta la faccenda della sorella, che poi sappiamo Kurumada si dimenticherà per gli altri 100.000 episodi successivi, però lasciamo perdere. Comunque viene sdoganata la motivazione alla battaglia. Mi piace molto, c'è una delle mie host preferite, per riprendere il tema ancora delle host, perché c'è la host Sad Brothers, che è una delle mie BGM in assoluto preferite dei Cavalieri, e in generale è l'episodio con cui proprio ho iniziato ad amare i Cavalieri, l'episodio non ad amare, dove i Cavalieri mi hanno proprio incuriosito. Ho detto, questo anime mi interessa. E anche il doppiaggio in questo episodio mi è piaciuto molto, perché ci sono dei momenti molto belli, soprattutto quando Sei è semisvenuto tra le braccia di Jerky e ricorda gli insegnamenti di Marin. C'è un doppiaggio molto bello in quel momento lì, quando le voci di Marin e Jerky si sovrappongono l'una all'altra. Distruggi le sue armi. Esatto. Quella parte lì mi piace tantissimo. Arrenditi Pegasus, distruggi le sue armi. E mi è sempre piaciuto molto. E in generale no, è un bel episodio, a me piace molto. Cioè, proprio tutto quanto, anche la Guerra Galattica. C'è ancora anche nella serie che poi va un po' a mancare andando avanti, quel fattore strategia nei combattimenti, che poi andando avanti un po' si perde in Senseiya. Qui invece ancora c'è, quindi Seiya deve pensare a come battere Jerky, deve trovare un punto debole per riuscire a sconfiggerlo. Ci sono ancora tutti questi elementi molto belli e è un bel episodio, è un bel episodio. Vai Shiryu, poi dopo torneremo nella parte finale con i voti. Vai Certo, Shiryu. Seiya deve pensare, è un buon modo per riassumere questo episodio. No, a me non piace, a me è un episodio che non piace, lo trovo tra i più scadenti della prima parte, mi è sempre annoiato molto guardarlo. Per carità, è il classico secondo episodio, mentre il primo episodio presenta il protagonista, il secondo deve cominciare a dargli un background e a metterlo un pochino più in difficoltà. È un luogo comune degli shonen che si trova ancora adesso in Naruto, Bleach, serie moderna. Detto questo, è un secondo episodio che aggiunge un po' di elementi alla, diciamo, mitologia di Seiya, nel senso che viene introdotta l'Elisabel come si deve, dopo che nel primo episodio aveva detto giusto due parole in croce. Viene introdotta la storia di Patricia, di Seika, viene presentata Lamia. Il problema è che sono tutte cose che mi hanno sempre interessato abbastanza poco e trovo anche, ho sempre trovato un po' troppo affrettato i vari voltafaccia di Pegasus. Vado alla villa, voglio mia sorella, no, non voglio combattere, me ne vado, no, aspetta, però ti vedo in televisione, verrà lei da te. È sempre stato tutto un po' troppo veloce per i miei gusti. E lo scontro con Jackie è carino, per carità, c'è un Pegasus un po' più in difficoltà. Concordo anch'io che sia doppiato molto bene, anche anch'io pensavo a quello scambio di battute con le voci sovrapposte tra Castaria e Jackie.
Però rimane uno sconto che mi ha sempre annoiato tanto, fondamentalmente il fatto che fosse soltanto una presa fisica mi gasa soltanto nella parte finale quando gli tira i calci o lo sfrantuma. E mi piace perché iniziano ad esserci commenti degli altri. Allora quando vedi Andromeda, Sirio, Asher cominciare a dire non tutti i suoi avversari saranno così facili. Jackie DeRose è stato uno sciocco, lo pensavo più forte, che però dice Asher, tipo, per due che si sono per cui no, non è un episodio che sia in alto nelle mie classifiche. Carino, disegnato bene, colorato bene, ma sta giù, sta giù. Allora, per quanto mi riguarda, quindi riprendendo dal primo episodio, cerco di riassumerlo con un aggettivo. Il mio aggettivo in questo caso è noiosetto. Allora, è un episodio, anche in questo caso, progressista di quello che viviamo in questo decennio, perché abbiamo il talent show. In realtà la Guerra Galattica non è altro che un talent show, c'è cioè il pubblico, viene fatta una considerazione su quanto importanti fossero le visualizzazioni, la cosa più vista al mondo ieri, quindi vedi che anche in questo caso Senseiya ha preannunciato come sarebbe stata la nostra vita negli anni 2000. Abbiamo anche la Lady Isabel che impersonifica la giudice stronza, quella praticamente che deve dire peste e corna. Quindi diciamo che anche in questo caso l'ho trovato molto progressista. Mi fa sempre caso vedere Unicorno che sia nel primo episodio, almeno nelle battute iniziali, che in questo lo screen time che ha ti fa quasi pensare che sarà un coprotagonista, sarà qualcuno comunque vada di peso all'interno della saga per poi essere liquidato da qui a poche puntate. Conosciamo meglio tutta la storia di Patricia, di Seika, che anche quella poi verrà dimenticata, però almeno viene data una giustificazione di Pegasus che non sia semplicemente la gloria o lo combattere soltanto per voler menare le mani. C'è buffissima la parte con Lamia, visto che lui dichiara di non voler fare violenza sulle donne. Qua comunque vada la scuote, c'è una scena in cui la scuote in maniera un po' troppo diciamo, anticlimatica, comunque vada non coerente con quello che sarebbe dovuto essere il personaggio di Seiya. Viene scusato perché comunque vada vuole vedere la sorella, però poi è seguita da uno sguardo languidissimo. Quindi anche in questo episodio abbiamo il nostro Pegasus un po' marpione. Lo definisco noioso perché ruota praticamente quasi tutto intorno a Pegasus e lo scontro contro Jerky dell'Orsa sembra quasi un déjà vu di quello con Cassius, perché in entrambi i casi vediamo due opponenti, due sfidanti che sono più grossi di lui fisicamente, però sembrano avere Cosmo Zero, cioè basano quasi tutto sulla forza fisica anziché sui colpi segreti o l'uso del cosmo, come invece poi cambierà da qui agli episodi successivi. Voglio soltanto aggiungere una cosa su uno che è stato uno dei quesiti che mi sembra anche Shirio nel forum, nell'analisi, aveva sottolineato, ovvero abbiamo 10 competitors, che ovviamente due di questi, ovvero Shirio e Shun e Andromeda, passano direttamente al secondo. Come mai hanno saltato la prima fase? L'idea che mi sono fatto io è che secondo me sono arrivati prima, sono quelli che sono arrivati prima, ritornati prima e quindi hanno acquisito, diciamo, una sorta di priorità. Infatti, in un episodio dell'allenamento si parla che Shiryu si è allenato 5 anni, Seiya è 6, quindi ci può stare che magari è tornato a Nova Luzzo prima e quindi come premio ha zompato la prima fase e magari anche Andromeda, per Andromeda è stata lo stesso. Vedremo che sia Seiya che Crystal e Phoenix saranno invece gli ultimi a arrivare, infatti loro sono tutti messi nella prima fase. In Terminato qua la mia realtà filippica. Lo nel so. mio manga c'è il sorteggio. Sì, però adesso qui l'ho voluto cercare una spiegazione. Comunque Sirio si è allenato 6 anni, Sì, perché però dopo nel cinque coso ancora non dicono riusciva a 5. ribaltare la cascata. Dice Sì. 5 anni, non hai combinato una mazza e poi l'ultimo anno si impegna. Voto 5 finale. anni, 9 mesi e 28 giorni, meno di 6, quindi è tornato prima. Poi sarà che dalla Cina tornare in Giappone è più veloce che dalla È più Grecia. vicino, certo. Esatto. voti finale. Io ho dato Erisa, un po'. Ok. Erisa. Ah, Io ho 7. Ok, però. Shiryu? Abbiamo dato. 5.
Ecco, io ero indeciso con 5 e mezzo, però che sono stato buono con il primo, buono anche con questo, do un politicissimo 6. Quindi 5, 6 e 7. E 7. Terminato anche Eccoci questo, qui. Fateci sapere anche voi che voto date. Terminato, sì, infatti condividete, commentate, urbi e torbi, pigiate sulla campanella. Ci rivediamo per il video normale, per il terzo episodio. Ciao ciao! Ciao ciao! Alla prossima, buona serata!